I due volti del PDL. La linea delle dimissioni sulla incompatibilità dei ruoli passa a Napoli, dove il presidente della provincia, Cesaro, ha detto stop alla sua avventura. Mentre a Salerno, dopo il consiglio provinciale monotematico di ieri, la discussione resta accesa, anche se appare scontato, viste le disposizioni del governo sul futuro ridimensionamento delle province, che il presidente Edmondo Cirielli decida per il ruolo parlamentare e per una nuova candidatura a deputato, più piuttosto che alla conferma di numero uno a Palazzo Sant'Agostino. Cirielli adesso ha 10 giorni di tempo per decidere sul da farsi. Se non prenderà posizione in un senso o in un altro, la parola passerà definitivamente al Consiglio provinciale. Il presidente della provincia di Salerno ieri ha lasciato la lettura delle sue controdeduzioni alla mozione di incompatibilità presentata dal consigliere Memoli al presidente del Consiglio Zara. Voto contrario dell'assise e quindi l'iter per la decadenza del presidente va avanti. Ma cosa succederà adesso? I cittadini si chiedono se la giunta provinciale potrà continuare a lavorare normalmente fino alla scadenza del mandato anche senza Cirielli, oppure se arriverà il commissario. L'argomento è confuso, complicato da spiegare perfino dagli stessi interessati. La legge in merito offre varie interpretazioni. Al Ministero degli Interni probabilmente l'ultima parola, ma un succoso antipasto l'avranno i nostri telespettatori, visto che il presidente Cirielli ha annunciato la sua presenza per domani sera nel contenitore autogestito dalla provincia in onda su Telenuova.